Parliamo un po' di teoria, ma tranquilli, tranquilli, non c'è da annoiarsi. Sono le linee guida che guidano appunto il mio pensiero quando lavoro. Per capirlo devo introdurre la terapia rogersiana, ovvero l'approccio centrato sul cliente. Questa teoria è stata ideata da Carl Rogers, uno psicologo americano che è vissuto più o meno negli anni 70. Il fondamento alla base di tutto questo è proprio l'idea di mettere la persona al centro, con tutta la sua dignità e con tutti i suoi diritti, e rispettarla. Cosa significa questo nella pratica clinica? Significa che io, quando mi approccio ai clienti, cercherò di mantenere, di creare un clima che sia facilitante per il cliente stesso e sarà tutto puntato su di lui, non su quello che penso io, ma su quello che pensa lui. Non solo, questo clima facilitante che io dovrò costruire, sarà il mio principale obiettivo, è un clima formato da tre condizioni essenziali: la congruenza, l'empatia e l'accettazione incondizionata. Brevemente, possiamo definire la congruenza come il saper riconoscere in modo consapevole i miei stati emotivi momento per momento nel presente. Cosa significa? Che io in ogni momento so cosa sto provando. Sembra una banalità, ma vi assicuro che non lo è. Vi è mai capitato di arrabbiarvi o di avere un umore particolare e poi agire di conseguenza con quell'umore, ma non saper dare un nome a questo umore, non sapere perché siete così? Ecco, io devo fare di tutto per non avere questo stato. Ma devo essere più che consapevole di tutto quello che mi passa nel cuore, nella pancia, nel cervello in quel momento. Devo essere presente lì. Non devo farmi trascinare dalle cose, ma queste cose, in cui possiamo metterci le emozioni, i pensieri, le sensazioni e quant'altro, le devo avere consapevoli nelle mie mani. Vi assicuro che è un bel lavoraccio, però ne vale veramente la pena. E il mio lavoro è quello di, in un certo senso, coinvolgere in questa mia modalità di essere anche chi ho davanti. Questo perché più siamo consapevoli di tutto questo, delle nostre sensazioni, più siamo presenti in noi stessi, più possiamo controllare quello che noi facciamo. Cos'è l'empatia? Scommetto che ognuno di voi ha un'idea di che cosa possa essere, però vediamo se riesco a definirla un pochino meglio. L'empatia è quella capacità di una persona di guardare il mondo con gli stessi occhi di un'altra, mettendosi completamente nei suoi panni, ma senza mai dimenticare questo come se fosse lei. Io mi metto nei tuoi panni, ma riesco a capire che non sono i miei. Questa è la grande differenza tra empatia e identificazione. Se io mi sono immedesimata e identificata, io soffrirò quanto soffri te, io proverò la tua stessa sensazione e metti caso che io piangerò e piangerò per la tua sofferenza. Mentre se io sono empatica, io mi sarò immedesimata in te, vedrò la sofferenza, forse la proverò anche, ma riuscirò a capire che quella è tua e che io ho un altro tipo di vissuto. Io avrò le mie emozioni e tu avrai le tue, però io potrò anche capire molto molto bene le tue, esattamente come se fossi te. Ecco, questa è empatia. L'accettazione incondizionata invece è il fondamento un po' di tutto, ovvero chiunque arriva in studio mi può dire qualsiasi cosa, mi può raccontare di se stesso con la tranquillità e la certezza di venire ascoltato, capito e rispettato. Anche se si pensa di essere francamente sbagliati mentre si parla di quelle robe lì, ma si sta parlando di sé, ecco, in tutti quei casi io non giudicherò. Questo è fondamentale perché? Perché io non ho il diritto di dirti stai sbagliando o stai facendo giusto, ma insieme a te posso accompagnarti a capire se tu ritieni questa cosa efficace o meno. Un'altra caratteristica fondamentale di questa teoria è che il nostro organismo è teso alla nostra realizzazione ed è bellissima questa cosa. Chiunque di noi tenderà, se lasciato libero all'interno di un clima facilitante come quello che io e tutti i terapeuti rogersiani costruiamo durante le nostre sedute, la persona tenderà automaticamente verso la propria autorealizzazione, il miglioramento di sé, verso l'espletamento delle sue massime potenzialità.
Certo, ci sono tanti intoppi che dobbiamo affrontare, però li affrontiamo insieme. Una frase di Carl Rogers che mi è sempre rimasta impressa e che cerco di tenere bene a mente sia nel mio lavoro che al di fuori nella mia vita privata, e mi aiuta tanto, è proprio questa. Quel che sono è sufficiente, se solo riesco ad esserlo. Io vado bene così, per come io sono. Ma io devo riuscire a esprimermi, a esprimere le mie risorse e ad accettare i miei limiti. Se io riesco a fare questo, allora scoprirò una verità fantastica, ovvero che io sono sufficiente. Certamente per riuscire ad arrivare a questo livello di consapevolezza e di accettazione di sé, bisogna lavorare tanto. Bisogna lavorare tanto perché noi non ci crediamo a questa cosa, perché noi vogliamo essere diversi, vogliamo essere migliori, vogliamo essere il top, vogliamo cambiare tutto quello che ci fa star male, tutto quello che noi pensiamo che siamo di sbagliato. Ok, lo facciamo assieme per arrivare all'accettazione. Ecco cosa mi guida durante il mio lavoro, ma anche durante la mia vita. Questa teoria, questo approccio, questa idea di rispetto, di dignità, di parità con l'altro. Questo è quello che io ritengo essere la psicologia. Questo è il mio modo di lavorare. È per questo che mi sono formata, continuo a formarmi, è per questo che lavoro su di me, è per questo che io lavoro per riuscire a aiutare chi mi sta di fronte per arrivare anche lui alla sua propria autorealizzazione. Ci sarebbe ancora tantissimo da dire, non soltanto sulla teoria rogersiana e l'approccio centrato sulla persona, ma anche su tante altre teorie da cui io prendo spunto, tante altre frasi che racchiudono dei mondi di significato al loro interno e che io tengo sempre bene a mente. Per il momento però mi fermo qui, lascio decantare le informazioni che ho detto finora e passo la palla a voi. Cosa ne pensate? Avete delle domande? Volete che approfondisca qualche tema? Chiedetemelo nei commenti e chissà che non faccia un video per rispondere proprio a quel commento che avete in mente voi. Quindi io vi saluto, vi auguro una buona continuazione, qualsiasi cosa vogliate continuare a fare. Noi ci vediamo al prossimo video e buona giornata!